possiamo iniziare ufficialmente. Stasera il tema è le My Energy Bars e l'abbondanza. Si sente parlare tantissimo dell'importanza dell'abbondanza, di vibrare nell'abbondanza, ma che cosa vuol dire? Allora, l'abbondanza vuol dire avere qualcosa che è superiore alle nostre necessità, ai nostri bisogni. Quindi la prima domanda che dobbiamo porci è: quali sono i nostri bisogni? Che non è un aspetto banale. Quali sono i nostri bisogni? Per comprendere quali sono i nostri bisogni, dobbiamo entrare in contatto con chi siamo. Perché? Perché i nostri bisogni, e per bisogni intendo ciò che ci fa star bene, è strettamente collegato con la nostra frequenza, con la nostra essenza. Quindi un qualcosa che fa star bene a me può essere completamente diverso rispetto a quello che fa star bene Chantal piuttosto che Susanna. E questo è un aspetto molto importante. Perché dico questo? Perché negli ultimi anni la frequenza dell'abbondanza, il vivere nell'abbondanza, è, diciamo così, diventato uno di quei motti tipo il pensiero positivo, ok? Sono sulla stessa lunghezza d'onda. E molto spesso si perde di vista questo aspetto fondamentale. Che cosa ci fa stare bene? Cosa vuol dire per noi vivere nell'abbondanza? Nel momento che riusciamo a capire questa cosa, il primo modo per capire il punto, diciamo, dove mettere il focus, è comprendere dove vi è scarsità e come noi stiamo all'interno di quella scarsità. Perché? Perché l'abbondanza è una cosa che a livello, diciamo così, razionale, tutti vorremmo. Chi non vorrebbe vivere nell'abbondanza, dove per abbondanza intendo ottima salute, stare bene economicamente, essere circondati da persone che ci vogliono bene, a cui vogliamo bene? Chi di noi non vorrebbe vivere in questa frequenza? Penso da un punto di vista razionale tutti, ma la domanda che dobbiamo porci è: noi questa abbondanza la meritiamo? Noi siamo delle brave bambine che meritano di vivere nell'abbondanza. Siamo delle persone per bene. Vedo qualche faccia e, come si suol dire, a volte le espressioni valgono più di 1000 parole ed è proprio così. Perché? Perché il punto determinante per vivere in uno stato, chiamiamolo di benessere, è quello di comprendere se noi in profondità, nel nostro essere, pensiamo di meritare quel benessere. In analisi transazionale, le programmazioni vengono chiamate ingiunzioni. C'è un'ingiunzione molto potente, che è quella legata al non stare bene. E voi direte: vabbè, ma da un punto di vista razionale chi vuole stare male? Nessuno, ok? Eppure, quando noi siamo molto piccoli e osserviamo che quando non stiamo bene, i nostri genitori si prendono maggiormente cura di noi, magari sono più presenti maggiormente rispetto a quando invece stiamo bene, nella nostra testa di bambino può scattare un parallelismo ed è questo: nel momento in cui io non sto bene, ricevo più amore. Ovviamente, questo è il pensiero del bambino, è il pensiero magico del bambino che ha paradigmi totalmente diversi rispetto a quelli che abbiamo noi, ma quel bambino con quel suo pensiero magico è ancora dentro di noi. Quindi noi nella vita di tutti i giorni, magari siamo sempre in difficoltà, siamo sempre un po' malatici. Perché? Perché
Perché inconsciamente pensiamo che questo nostro stato possa attirare maggiormente l'attenzione e l'amore un tempo dei nostri genitori o delle altre persone che ci vogliono bene. E penso che ognuno di noi può pensare, ci sono quelle persone che hanno sempre qualcosa, ad esempio nella mia famiglia è mia zia, sempre, sempre, una cosa, ragazzi. E allora a volte, cioè, si usa questa frase, ma caspita, ma capitano tutte a lei. Ecco, quando noi diciamo a noi stessi, questa frase, ma capitano tutte a me, allora dobbiamo fermarci, alzare le antenne e dire, attenzione, qual è la programmazione inconscia e qual è la credenza collegata a questo tipo di situazioni? Perché? Perché quell'ingiunzione, quella credenza inconscia che ripropone un determinato copione può essere collegata a una credenza, a un comando che noi abbiamo dato e che riteniamo vero. E oggi il nostro io adulto, la nostra parte logica razionale, sa che non è così. Ma ragazzi, come sempre dico, la parte logica razionale permette di analizzare e di gestire l'1% della realtà. Permette di analizzare e gestire l'1% di quello che avviene nelle nostre vite. E allora è qua che i nostri tesorini entrano in gioco. Come possiamo utilizzare le Maya Energy Bars per lavorare sull'abbondanza? O in generale, come possiamo utilizzare le Maya Energy Bars per lavorare su situazioni di scarsità? Io consiglio di iniziare da quell'aspetto. Sapete che esistono due protocolli che si possono utilizzare con le Maya Energy Bars. Uno è il protocollo di trasformazione alchemica. Il protocollo di trasformazione alchemica viene utilizzato specificatamente per lavorare su un blocco, su una paura, su una resistenza limitante. Il protocollo di attivazione del multiverso, di contro, permette di lavorare su un obiettivo, su una desiderata che vogliamo raggiungere. Quindi possiamo utilizzare, diciamo, i due protocolli parallelamente, quindi se vogliamo lavorare sull'abbondanza, andiamo a lavorare col protocollo di attivazione del multiverso, ma l'obiettivo deve essere specifico, quindi non esiste un obiettivo voglio avere abbondanza, no, deve essere specifico, abbondanza rispetto a che cosa? Oppure possiamo partire da un concetto di scarsità. Quindi andiamo all'opposto. Quindi se il nostro obiettivo è l'abbondanza nella salute, faccio un esempio, possiamo lavorare sull'essere non stare bene. Se il nostro obiettivo è l'abbondanza economica, possiamo lavorare sulla resistenza legata alla situazione di difficoltà che stiamo vivendo in questo momento. Se il nostro principio di abbondanza è l'amore, possiamo lavorare su quello che oggi non abbiamo. Quindi per l'esercizio di oggi faremo un protocollo di trasformazione alchemica rispetto a un qualcosa che sentiamo che non abbiamo e che ci crea discomfort. Può essere i soldi, può essere la salute, può essere qualcosa anche di molto più specifico, può essere un lavoro, può essere una progettualità verso il futuro, può essere semplicemente, tra virgolette, semplicemente anche una mancanza di energia. Quindi oggi ci concentriamo sul meno. E andiamo attraverso il protocollo di trasformazione alchemica a vedere questo lavorare sul meno che cosa va a
far nascere. Durante il protocollo di trasformazione alchemica è importante che rimaniamo concentrati sulle sensazioni che proviamo nel nostro corpo. Ricordiamoci, il nostro corpo comunica attraverso quattro elementi fondamentali. Il corpo, quindi le sensazioni fisiche. Quindi durante i protocolli, quando facciamo un passaggio da un centro ad un altro centro, rimanete in ascolto delle sensazioni del corpo, quindi se si attivano dei punti di dolore, se ci sono dei punti che vibrano in modo diverso, se ci sono dei punti che magari diventano freddi piuttosto che caldi. Tutti i segnali che il nostro corpo ci dà è un linguaggio specifico che noi dobbiamo andare a decodificare. Il secondo aspetto fondamentale è il respiro. Cosa succede mentre noi facciamo il protocollo? Il nostro respiro diventa più profondo, diventa più leggero, quindi al posto che respirare con la pancia, respiriamo solo col petto. Magari siamo abituati a inspirare ed espirare dal naso e dalla bocca, oppure andiamo in apnea, quindi poniamo attenzione sul respiro. Terzo aspetto, poniamo super attenzione sulle emozioni. Se subentrano delle emozioni che ci creano discomfort, non blocchiamole, lasciamole fluire. Se esce la tristezza, lasciamola fluire. Se ci viene da piangere, piangiamo. Se esce la rabbia, facciamolo uscire. Se subentra una paura, impariamo a dare ascolto alle nostre emozioni. Perché? Perché le emozioni sono legate al sentire, al centro del sentire nel nostro cuore. Il centro del sentire è la porta d'accesso verso il nostro essere. Per creare e quindi per vibrare nell'abbondanza, l'essere e il sentire devono essere in frequenza. Purtroppo la porta del sentire la teniamo tendenzialmente chiusa. Perché? Perché nel momento che nell'là e nell'allora abbiamo vissuto delle situazioni che ci hanno provocato dolore, la situazione migliore che abbiamo trovato in quel momento era quello di spegnere il sentire. E in quella situazione ci ha salvato. E quindi dobbiamo essere grati a questo blocco che abbiamo. Ma in questo momento dobbiamo consapevolizzarci che non ne abbiamo più bisogno, che non siamo più la bambina di allora, la persona dell'allora che ha provato dolore, ma oggi siamo un essere adulto e possiamo prenderci cura di noi stessi. Ovviamente farlo a livello razionale diventa abbastanza complicato, ok? Perché è come quando ci troviamo di fronte a un bambino che piange, hai voglia a dirgli a parole non preoccuparti, ma è un pochettino differente. Noi siamo come quel bambino, cioè entriamo in panico, lasciamo fluire, concentriamoci sulle barse e lasciamo fluire, quindi viviamo le emozioni. Il quarto aspetto sono i pensieri. Ascoltiamo che cosa dicono le voci nella nostra testa. Non dobbiamo avere paura dagli voci, anche se dicono cose molto sgradevoli. Perché? Perché se ci arrivano pensieri che si rivolgono a noi con parole sgradevoli, soprattutto con tu sei o io sono, è inutile che facciamo finta di negarli e dire no vabbè ma io questa cosa non sono, perché se arrivano vuol dire che noi in profondità abbiamo quella credenza. Dobbiamo cogliere queste frasi di comando che arrivano come un'opportunità pazzesca, perché nel protocollo successivo andiamo a lavorare su questo comando. Quindi faremo due giri di trasformazione alchemica. La prima sulla situazione, vedremo che cosa smuove, e poi il secondo passaggio su quello che ha smosso, che per ognuno può essere qualcosa di diverso e può essere o una sensazione fisica o un pensiero o un'emozione. Bene, pronte? Pronti? Prendiamo in mano le nostre My Energy Bars, mi raccomando, piedi ben piantati sul pavimento e alla fine di ogni protocollo bevetevi un bicchiere d'acqua.
È importantissimo alla fine di ogni trattamento bere un bicchiere d'acqua perché la microcorrente mette in circolo e sblocca le bioresistenze, l'acqua permette poi di andare a scaricare quello che non ci serve più, quindi è fondamentale bere alla fine del protocollo. Bene, prendete in mano le vostre My Energy Bars, chiudete pure gli occhi. Fate un respiro profondo, entrate in contatto con il vostro corpo. Immaginate un fascio di colore argento che dal centro della terra entra dal vostro perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro. Fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che attiva il terzo, il secondo, il primo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandovi nel primo, nel secondo e nel terzo centro, ripetete io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6. 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Fate un respiro profondo e ora concentratevi su un elemento di scarsità che in questo momento percepite nella vostra vita. Può essere qualcosa di specifico o di più generico come l'energia, il tempo, la salute. Concentriamoci all'altezza del primo centro, il centro dell'essere, due dita sotto l'ombelico e diciamo libero. L'energia cristallizzata in e la lascio fluire nel mio sentire. Fate un respiro profondo, rimanete in ascolto del vostro corpo, dei vostri pensieri, delle vostre emozioni. Spostatevi ora all'altezza del cuore, nel centro del sentire e ripetete, lascio andare. Ogni attaccamento emotivo a e lascio fluire il mio sentire. Anche qua rimaniamo in ascolto del nostro corpo, dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, del nostro respiro. Spostiamoci ora all'altezza della ghiandola pineale, nel centro del creare. E ripetiamo,
Creo ordine e coerenza in e mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Lasciate fluire ed entrate in ascolto. Cosa vi dice il vostro corpo? Cosa dice la vostra mente, i vostri pensieri? Cosa dicono le vostre emozioni? E ora prendete tra questi un aspetto che maggiormente sentite. Può essere una sensazione nel corpo, può essere un'emozione, può essere un pensiero. E partiamo con il secondo giro, ponendo al centro questo elemento che avete individuato. Concentriamoci all'altezza del primo centro, due dita sotto l'ombelico. Immaginiamo una sfera di colore rosso che si espande e si contrae alla frequenza del 3. E ripetiamo, libero, l'energia cristallizzata in e la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io sono tre. Concentriamoci ora all'altezza del cuore e immaginiamo una sfera di colore verde che si espande e si contrae alla frequenza del 6. E ripetiamo. Lascio andare ogni attaccamento emotivo a e lascio fluire il mio sentire. Io sento sei. Ora spostiamoci all'altezza della ghiandola pineale nel nostro centro del creare. Immaginiamo una sfera di colore blu che si espande e si contrae alla frequenza del 9.
E ripetiamo, creo ordine e coerenza in e mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io mi autorizzo a prendermi cura di me. Io mi autorizzo ad accedere alla frequenza dell'abbondanza e del benessere. Io mi autorizzo a stare bene. Facciamo un respiro profondo e quando volete, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi. Bene, molto importante. Ho visto Teresa che ha sbadigliato. Lo sbadiglio è un sintomo molto importante che si è attivato il nostro nervo vago, il nostro sistema parasimpatico, quindi è proprio un elemento che va a indicare che si sono sciolte delle resistenze. Ricordiamoci che le resistenze, le bioresistenze sono a livello nervoso, ok? Vanno proprio a incidere sul sistema nervoso, tanto che il sistema simpatico viene gestito proprio per la lotta e la fuga, ok? Il sistema parasimpatico invece si attiva per il riposo e la riproduzione. È nel sistema nervoso che si vanno a cristallizzare i nostri blocchi. Quindi quando noi sbadigliamo, è proprio anch'io l'ho fatto durante questo esercizio, è proprio un indicatore che abbiamo smosso qualcosa. Cosa non si sa. Usciamo dall'idea di pensare che dobbiamo capire tutto con la testa. È impossibile, perché dentro di noi abbiamo dei blocchi che si sono creati in momenti storici in cui non avevamo la capacità di razionalizzare, o addirittura ci sono blocchi che possono essere collegati a memorie ancestrali. Quindi capite che con la parte logico-cognitiva è impossibile andare ad agganciarli. Lasciamo fluire, partiamo dal presupposto e autorizziamoci a comprendere che il nostro corpo è una macchina intelligente. Più noi aumentiamo la nostra energia, più riusciamo intuitivamente a comprendere. L'intuizione è strettamente collegata al nostro livello di energia. Bene, ci sono domande, condivisioni che volete fare?